Vediamo come si fa a costruire un codice di Hamming, in questo caso 8 bit di dati e 4 di controllo. Useremo il numero 175 che ho già per comodità convertito in base 2. Sempre per semplificare visivamente i conti, ho segnalato in questo modo i bit di controllo, che sono questi qua, quindi l'1 controlla questi, il bit numero 1 controlla questi valori. Bit 2 questi, e allo stesso modo ho fatto una gabbia in cui inserire i bit che dobbiamo controllare. Allora, inseriamo i bit esattamente in questo modo, quindi risulta 1 0 1 0 e 1 1 1 1. Bene, ora dobbiamo calcolare i bit di controllo. Il bit numero 1 controlla 1 3 5 7 9. E quindi trattandosi di 1, 2, 3 bit a 1, questo deve essere un bit che vale 1. Il 2 controlla 2, 3, 6, 7, 10, 11. In questo caso abbiamo 1, 2, 3, 4 bit a 1 e quindi il bit di parità deve essere 0. Nel caso del 4 controlla questi più il dodicesimo, quindi ancora pari e quindi ancora 0. Il bit numero 8 controlla questi 4 bit, sono 4 pari e siamo ancora a 0. Quindi questo codice di Hamming è costituito da questa sequenza di 8 bit.